Crotone è un allenatore molto, molto preparato, molto organizzato e chiaramente adesso vola sulle ali dell'entusiasmo e la partita con l'Avellino nel primo tempo è stato non bellissimo da parte del Crotone, però dopo il secondo tempo è venuto fuori, ha vinto la partita, poi sa la posizione di classifica e ti permette di giocare in maniera più serena, più libera. E quindi magari diciamo che è come se non avessero niente da perdere e quindi la serenità è ecco, il fatto di magari di andare in campo in maniera serena, ma a prescindere dalla posizione di classifica che abbiamo noi, credo che nel momento in cui scendiamo in campo so che è difficile perché comunque la posizione di classifica non è di lì da parte nostra, ma deve solo esserci lucidità da parte nostra per cercare di portare a casa il risultato a tutti i costi, questo è poco ma sicuro, però sempre in maniera lucida e serena. Chiaro che penso che per i giocatori confrontarsi in questo momento con la seconda in classifica è uno stimolo in più, e lì magari dove i risultati non vengono e quindi magari giustamente si subiscono delle critiche, uno ha voglia sempre di dimostrare di non essere la squadra che sta occupando quella posizione in classifica.